tenuto ieri 29 giugno a Somma Vesuviana presso il Castello d'Alagno il convegno Valorizzazione e tutela dell'area vesuviana organizzato dall'AIAS, Associazione Ingegneri e Architetti di Somma Vesuviana. L'incontro, che rientra negli eventi della manifestazione Crisomole 2019, organizzata dagli amici del Casamale, giunto ormai alla quarta edizione, ha preso il via alle ore 18 con i partecipanti che si sono incontrati presso la chiesa collegiata nel centro storico del Casamale e hanno preso parte alla visita guidata dalla chiesa collegiata al Castello d'Alagno, sotto la sapiente regia di Franco Mosca, presidente della Proloco di Somma Vesuviana, che ha condotto i partecipanti in un affascinante viaggio virtuale nella storia del territorio vesuviano. A seguire, presso il Castello d'Alagno, il convegno moderato dall'architetto Filomena Tiziano, componente del direttivo AIASV di Somma Vesuviana, con i saluti del presidente dell'associazione Pasquale Piccolo, che ha immediatamente messo in evidenza i temi del convegno, che rappresenta il primo incontro pubblico organizzato dalla rinata Associazione di Tecnici di Somma Vesuviana. Partendo dal tema del convegno, valorizzazione e tutela dell'area vesuviana, elemento fondamentale e imprescindibile per lo sviluppo del territorio, il presidente Pasquale Piccolo si sofferma poi sullo scopo della rinata associazione AIASV, che si è ricostituita in seguito all'esigenza di un numeroso gruppo di tecnici di Somma e dei comuni vicini per affrontare le numerose problematiche di natura urbanistica che tormentano da sempre il nostro territorio, per favorire la creazione di un rapporto preferenziale e diretto con le amministrazioni pubbliche, a partire da quella locale, per passare alla città metropolitana, alla regione Campania, al Parco Nazionale del Vesuvio e ai comuni della zona rossa. Dopo il benvenuto alle istituzioni presenti, tra cui il sindaco di Somma Vesuviana Salvatore Di Sarno e i saluti da parte dell'architetto Emma Buondonno in rappresentanza dell'Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia e dell'ingegner Ada Minieri, consigliere dell'Ordine di Ingegneri di Napoli e Provincia, si parte con la carrellata di interessanti interventi aperti dalla proiezione ed illustrazione dei lavori di messa in sicurezza strutturale del Castello d'Alagno a cura dell'ingegner Salvatore D'Alessandro, vicepresidente AIASV. Recupero e salvaguardia degli ambienti rurali è invece il tema affrontato dall'architetto Emma Buondonno, che offre spunti interessanti e, partendo da uno studio effettuato nel 2009 sul riequilibrio della regione metropolitana campana, giunge alle linee guida per l'identificazione delle zone omogenee del piano strategico e l'indicazione di nuovi paradigmi. In seguito, la presentazione delle prospettive del nuovo piano del parco, al cura del professor Salvatore Faugno, della Facoltà di Agraria dell'Università Federico II di Napoli. Tra i temi importanti, l'introduzione del piano di gestione forestale, uno strumento indispensabile per la partecipazione ad una serie di progetti che vanno dal ripristino dei sentieri alla pulizia del sottobosco e tanti altri aspetti importanti per valorizzare il patrimonio naturalistico del parco. Terzo intervento, il progetto strategico verso il Ciglio attraverso il Casamale, a cura dell'architetto Antonino Pardo, che offre il suo contributo mettendo in evidenza vari aspetti, tra cui l'importanza del sistema infrastrutturale della mobilità, che giocano un ruolo fondamentale per lo sviluppo del territorio. L'intervento espone gli obiettivi e le sintesi delle strategie progettuali, tra cui la creazione di corridoi ecologici tra monte e valle e la necessità di proseguire nella direzione di 5 progetti strategici per il territorio vesuviano. A sottolineare la valorizzazione dei siti di pregio dell'area vesuviana è l'intervento a cura di Franco Mosca, presidente della Proloco di Somma Vesuviana, che pone l'accento sull'importanza della salvaguardia delle mura aragonesi e della comunità del Casamale. Infine le conclusioni a cura dell'architetto Antonio Ciniglio, membro dell'associazione e consigliere dell'Ordine Architetti di Napoli e Provincia. Ciniglio sottolinea l'importanza di questo primo incontro organizzato dall'associazione e la necessità di iniziare a ragionare e a confrontarsi su vari aspetti del territorio, soprattutto per i cittadini che la vivono. Si chiude così, con una serie di interventi stimolanti, puntuali e decisamente interessanti, il primo incontro organizzato dall'associazione AIASV, che ha riscontrato un buon seguito anche grazie alla presenza di tanti altri tecnici intervenuti al corso che è stato accreditato da parte dell'Ordine degli Architetti di Provincia di Napoli e dall'Ordine degli Ingegneri di Napoli per 3 crediti formativi. Al termine del dibattito ecco il bilancio tracciato dal presidente dell'associazione Pasquale Piccolo. È stato un incontro molto costruttivo perché tutti i relatori che abbiamo chiamato hanno dato un sostanziale e importante contributo ai temi che erano alla base, ovvero la promozione e lo sviluppo del nostro territorio.
questa promozione. Volevo ringraziare appunto gli amici del Casamale, che con questa iniziativa, la quarta edizione delle Crisommole, ci hanno dato l'occasione per trattare il tema della valorizzazione e della tutela dei nostri beni culturali. Il territorio di Somma, come sapete, è ricchissimo di beni culturali. Da questo castello, che è stato restaurato da pochi anni e che ancora non ha trovato una sua identità e definizione, fino alla villa romana che si sta scavando grazie ai giapponesi, ma potrei dilungarmi con tante altre situazioni, ma il principio fondamentale è appunto questo: valorizzare e marcare il territorio, evidenziando le problematiche e portando una soluzione. Stasera abbiamo dato un primo contributo, speriamo in futuro di poter, diciamo, analizzare in maniera dettagliata le varie problematiche e i vari beni che abbiamo sul territorio. Prossimi incontri sicuramente dopo l'estate, verso settembre, fine settembre. Il prossimo argomento, un argomento di grande molto sentito, è appunto il problema della zona rossa e del piano di evacuazione, un problema a volte mascherato, nascosto, poco conosciuto, e che nel caso in cui noi ci auguriamo che non succeda mai, ci può provocare però seri problemi sul territorio, un'eventuale eruzione. E quindi i piani di evacuazione che sono stati redatti molti anni fa sono oramai piani non più attuabili e quindi vanno rivisitati, e noi vogliamo porre al centro il problema e quindi cercare di trovare nuove soluzioni nel caso malaugurato di un'eventuale eruzione.